Secondo lei stiamo ancora pagando l'effetto Pasqua, professore? Ma in parte sì, in parte stiamo tornando comunque alla vita normale, quindi c'era da aspettarsi una riaccensione del numero dei contatti. Direi che per fortuna al momento, rispetto a quanto abbiamo vissuto nei mesi precedenti, le ospedalizzazioni sono un aspetto clinico molto diverso. L'effetto della vaccinazione lo stiamo vedendo. Com'è la situazione nel suo reparto all'ospedale di Chieti, professore? Come le dicevo, abbiamo molti pazienti che si ricoverano con il Covid e non per il Covid, nel senso che nella misura in cui vengono fatti dei tamponi sui soggetti asintomatici che si rivolgono all'ospedale non per un problema respiratorio, abbiamo visto che in ambito chirurgico, ortopedico e in altri ambiti le positività stanno aumentando. Però questo, le ripeto, non significa che siano persone che hanno bisogno di supporto di ossigeno. Senta, adesso ci prepariamo un altro ponte lungo. Ci sarà anche l'effetto primo maggio, secondo lei? Cioè, ci sarà, ci dovrebbe essere anche un innalzamento delle temperature, ci sarà anche un innalzamento dei casi, professor Vecchiette? Però sai, io credo che la tipologia delle festività che abbiamo appena passato sia un po' diversa, ecco. Quindi credo che, spero che il peggio ormai sia passato, quindi che ci stiamo avviando piano piano a una normalizzazione. Tutti questi casi sono per la stragrande maggioranza delle persone poco più che un'influenza, si dice, no? Quindi tosse, raffreddore, qualche lineetta in qualche caso di febbre. Chi arriva in ospedale in questo momento? Perché ci arriva e con quali sintomi? Allora, quelli, diciamo, di nostra più stretta competenza solitamente sono pazienti anziani molto fragili e che quindi a seguito delle comorbidità possono, diciamo, avere problemi di varia natura, insomma, perché questo, il virus, il Covid, comunque in qualche modo è come se fosse benzina sul fuoco delle fragilità dei nostri pazienti. E poi continuiamo a vedere nei soggetti non vaccinati ancora dei quadri respiratori molto importanti.